Buongiorno dall'Oase di Volta Grimana e oggi parliamo di api. Ne approfittiamo perché pochi giorni fa c'è stato la giornata mondiale delle api e siamo veramente con un esperto, l'amico Germano, che ci spiega questo affascinante mondo, il mondo delle api. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Con l'apicoltore Germano. Allora, un mondo affascinante, giornata mondiale dell'ape. Allora, cosa succede quando c'è una regina? Una regina cosa fa? Allora, le regine servono innanzitutto per tenere unita tutta l'Arnia. Secondo i feromoni che emettono le api, la regina si regola nella deposizione delle uova, che questo sarebbe il compito principale della regina. Succede che durante il periodo della sciamatura le api costruiscono delle celle reali con delle regine nuove dentro, naturalmente. Quando le regine nuove sono pronte per uscire, la regina effettua la sciamatura e se ne va via con una parte delle api della casetta, generalmente tutte bottinatrici. Nascono le regine nuove, di solito ne nasce una, quando fa il volo nuziale ed è fecondata rientra dentro l'arnia, le altre api distruggono tutte le altre celle reali che fanno in più. Naturalmente non ne fanno solamente una sola, perché dovesse succedere qualcosa che quella cella reale lì non vada in porto, rimarrebbero senza regina. Qualora dovesse succedere che nascono due regine contemporaneamente, si affrontano e una delle due viene uccisa dall'altra. Anche le api regine hanno il pungiglione, che lo usano solamente nel caso dell'incontro con un'altra regina. Le api regine non pungono l'uomo, non pungono le altre api. Naturalmente hanno una vita privilegiata all'interno dell'arnia, perché sono seguite dalle api ancelle, che sarebbero api nuove, che durante i primi 6 giorni di vita seguono la regina, aprono tutte le api che si trovano disposte lungo il pannello, lungo il favo, per far passare la regina e le aiutano nella deposizione delle uova. Ecco, ma l'ape regina, cioè nasce un'altra ape, nasce un'altra ape regina. Va via l'ape regina vecchia? Va via sempre l'ape regina vecchia. Ah sì? L'ape regina nuova, sì. Sono le ape regine vecchie. Di solito sono le api e regine che hanno 2 o 3 anni. L'ape regina, a differenza delle api operaie che vivono per 40-45 giorni al massimo durante la stagione di produzione del miele, vive 5 anni. Quindi il primo anno di solito rimane all'interno dell'arnia, dal secondo anno in poi tendono a sciamare, se ne vanno via, costruiscono una nuova casa, trovano un anfratto, trovano un balcone aperto, trovano una cavità dentro gli alberi, si infilano dentro e costruiscono un nuovo alveare. Ma allora la produzione di miele o di cera, eccetera, se l'uomo non la raccogliesse, cosa succederebbe? Succederebbe che ogni anno le regine sciamano. Ah, ho capito. Ogni anno, diciamo che da una casetta normale, l'apicoltore potrebbe costruire 10, 12, 15 casette, 15 famiglie. Basta prendere una covata fresca, una covata che abbia meno di 3 giorni, prenderla con un po' di api, portarla in un luogo distante dal luogo di nascita e subito le api, che si sentono orfane, costruiscono una cella reale e fanno una nuova regina e quindi un nuovo nucleo. Ecco, in una casetta quante api ci sono più o meno? In una casetta dipende un po' dalla stagione, una casetta primaverile che esce dall'inverno tiene 20-25 mila api, luglio e agosto arrivano 70-80 mila api per casetta, per poi ridursi poi prima dell'inverno, perché i fuchi vengono allontanati dalla casetta perché sono inutili, le api che sono uscite a bottinare tendono a morire, l'ultima covata della regina dove le api non lavorano ma fanno passare l'inverno e il caldo alla regina, vivono 3-4 mesi di media. Come nasce l'ape regina? Cioè, ho detto che ci sono varie ape regine. Ci sono diversi modi
in cui nasce un'ape regina. Può succedere che l'ape regina si rompa una zampa, oppure inavvertitamente l'apicoltore la schiaccia. Le api fanno una cella reale al centro di un pannello per la sostituzione della regina. Ci sono due tipi di celle reali, quelle costruite nel centro del pannello che sono per il cambio regina, mentre le celle reali costruite sui bordi del pannello, che sono sempre molto di più, servono per la sciabatura. L'ape regina viene preso un uovo di 3 giorni, si allarga la celletta dove è deposto l'uovo, si mette dentro della pappa reale, che sarebbe il nutrimento della regina, le api modellano una specie di cono in modo che la regina possa stare comoda e lo sigillano. Dopo 16 giorni nasce la nuova regina. Ultima domanda, e tanto la ringrazio per la sua disponibilità. L'ape regina casualmente muore per l'intervento dell'uomo, per altre cose. Cosa succede se non c'è una sostituta? Niente, la famiglia è destinata a morire. L'apicoltore se ne accorge, compra, perché c'è anche un mercato di regine, compra una regina nuova, oppure prende un pannello da un'altra arnia dove ci sia della covata fresca, la mette nella casetta dove è morta l'ape regina e le api si costruiscono una nuova cella reale e quindi una nuova regina. Quindi in quel caso lì che la regina muore, non c'è il sostituto, e naturalmente c'è un suicidio di massa? Non c'è un suicidio di massa, possono succedere diverse cose. Generalmente un'ape comincia a covare, una gravidanza isterica la possiamo chiamare, comincia a covare, solo che non essendo fecondata fa tutte celle da fuco, cioè tutte celle da maschio, sono differenti dalle celle delle api operaie. Se c'è l'apicoltore se ne accorge e quindi provvede alla sostituzione della regina, altrimenti le api tendono a arrivare a fine vita perché non hanno una successione. Germano, la ringrazio, è stato gentilissimo, è stato ed è interessantissimo questo suo mondo. È un mondo affascinante. Decisamente. Grazie. Si chiama Germano? Benizzi. Bedetti? Benizzi. Benizzi con la Z. Doppia Z. Perfetto.